Cercate solamente di non imitarci se non siete consapevoli e veramente convinti di quello che state facendo. Ciao ragazzi, bentornati qui sul mio canale. Il video di oggi sarà un video illustrativo per far capire a tante persone come funziona l'impianto, il circuito della valvola ECR. Parliamo di una Ford Focus 1.6 Turbo Diesel TDCI 90 cavalli. Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo constatato, io e Lupo, eccolo qui il nostro meccanico di fiducia, abbiamo constatato che il motorino della valvola ECR era difettato. Dopo vari tentativi nel provare a ripristinare questo motorino, abbiamo appurato che era impossibile perché si era rotto proprio all'interno. Quando andiamo a comprare la nostra valvola EGR nuova, ce la danno completa, perciò non troverete mai nessuno che vi darà solo il motorino elettrico. Fatto questa sostituzione, sono trascorsi circa non più di 4.000 km. La macchina ha cominciato a dare nuovamente dei problemi, però a differenza della volta precedente, che la macchina ci andava in recovery, adesso non accende spie. Dopo aver fatto una ricerca sul web, su YouTube, Google e quant'altro, abbiamo visto che il problema è sempre quello, però a differenza della volta precedente adesso abbiamo una valvola nuova. Allora che cosa dobbiamo fare? Siccome non sono pagato per la pubblicità, copro la marca. Abbiamo comprato uno spray, un pulitore apposta per le tubazioni inerenti ai gas incombusti all'EGR. Infatti loro dicono spruzzi questo spray a motore caldo e ha una procedura particolare, una procedura sua, ovvero il motore deve stare tra i 1.500 e 2.000 giri, deve essere già caldo e va spruzzato direttamente nella tubazione. Però, come vi faceva notare Lupo, il problema qual è? Che non è che si può prendere un qualsiasi tubo e spruzzare, bisogna vedere innanzitutto che giro fa per non intaccare, diciamo, non andare a rischiare di rovinare nella turbina, nel filtro dell'aria o vari sensori che la nostra macchina è dotata. Perciò adesso prendiamo gli attrezzi necessari e andiamo a vedere quello che bisogna fare. Seguiremo passo passo la guida qui con. Questo qui è il corpo del filtro dell'aria, qui vediamo la turbina. E qui c'è tutto il tubo che comincia a fare il giro per andare all'intercooler. Loro ci consigliano di stare il più vicino possibile quando si spruzza alla valvola EGR. Vediamo che il progetto che abbiamo messo in atto l'altro giorno già si rende utile. Ecco qui, abbiamo provveduto a sganciare la fascetta. Intanto questi sono cotti, molto, vediamo qualcosa. Occhio, eh. Vedi se c'hai i ferri sul motore. Seconda prova. Quello è meglio. Famo salire un po' a temperatura. Vedete che il Lupo ha fatto amicizia, ha trovato il suo amico per la pelle, grande Tony. Lupo e Tony insieme appassionatamente. Allora, qui vediamo pulitore, valvola EGR, condotti e valvole di aspirazione, aria e turbo. Ce ne sono in commercio di varie marche, di molti brand conosciutissimi e penso di averne preso uno abbastanza buono. Poi vediamo un po'. Provvediamo alla modifica per spruzzare il prodotto in due parti differenti, ovvero una qui direttamente su questo carterino e un altro. Lupo sta provvedendo ad installare un tubo di prolunga, eccolo qui, da mettere dopo il turbo compressore. Perciò faremo due tipi di spruzzate e vediamo un po' quello che ne uscirà.
Fatta la prima prova, provvediamo al rimontaggio del tubo, lì rimetteremo la fascetta mancante e adesso andiamo a smontare quello del tubo compressore. Ecco qui, adesso andiamo a infilare proprio così nel manicotto della turbina, vediamo quello che succede. Andiamo a rimontare la nostra fascetta strappo, che darà una maggior tenuta al tubo del filtro. Adesso facciamo la seconda prova con il tubo infilato nel manicotto della turbina, all'uscita della turbina. Adesso 2 Questo è il nostro motore dopo aver fatto l'intervento in entrambi i tubi. Abbiamo fatto la prima assistenza da questo tubo qui, subito all'uscita del filtro dell'aria, passato il tempimetro, e dopo il secondo intervento è stato fatto qui, dall'uscita del tubo compressore della turbina. Tubacchiotto, che ne dici di andare a fare un giro e provarla? Se la strada ce lo consente, usciamo a vedere se dà il difetto. Allora, Lupacchio, ti dico che gli ultimi giorni non allungavo così per paura proprio che andasse, diciamo, una sorta di deprotezione, che andasse in difetto. Però sembra che la coppia è molto più brillante, molto più viva, che risponde di più. Adesso vediamo un attimo. Vediamo i risultati di questo miracoloso spray. Ma è finito? Yes. Allora, vediamo sulla strada un po'. Dietro ci abbiamo 5-6 macchine dei carabinieri che stanno seguendo la prova di... Spariamo la 4, spariamo la 3, spariamo la 2, freccia, faccio pure qua il primo tempo. Ecco, il nostro Pino, detto Fisichella. Quando esce qualcuno razzo, lo sento, lo portiamo. Stiamo al circuito di Piana del Sole. Ragazzi, per il momento soddisfatto, speriamo che abbiamo risolto. Ed eccoci qui, ragazzi, anche con questo video giungiamo al termine. Speriamo che il video sia stato utile a qualcuno di voi.
e sempre se avete domande potete farle e vi risponderò non appena possibile. Cercate solamente di non imitarci se non siete consapevoli e veramente convinti di quello che state facendo. Noi abbiamo parlato del lavoro che abbiamo fatto sulla nostra Focus 1600 TDCI 90 cavalli, 66 cavalli vapore. Io mi prendo le mie responsabilità perché il veicolo è il mio. Perciò se non siete sicuri non azzardate a fare cose del genere e ripeto, speriamo che sia stato d'aiuto a qualcuno di voi. Ci vediamo al prossimo video e ricordate il pollice in su.